e migliaia di studenti. Una mattinata nel quale gli studenti si sono ripresi le piazze, si sono ripresi le strade di questa città per denunciare quello che subiscono quotidianamente, con istituti sempre più fatiscenti, con la limitazione al diritto allo studio. Hanno segnalato in questa giornata quelle che sono le contraddizioni che oggi vivono gli studenti, anche in quello che è il laboratorio trentino, che non è molto differente da quello nazionale, nonostante l'autonomia, nonostante le promesse. Di fatto anche qua gli studenti subiscono i tagli alla scuola pubblica, il personale, gli insegnanti sono precari e gli stessi edifici non vengono ristrutturati adeguatamente. Ma la protesta degli studenti si è allargata anche alla vita quotidiana che centinaia di migliaia di persone subiscono, alla precarietà sempre più violenta, al caro affitti, a tutto quello che è i tagli che oggi colpiscono il welfare, colpiscono l'accesso ai diritti, l'accesso all'istruzione, alla cultura. E questo pomeriggio quindi abbiamo voluto generalizzare una giornata di protesta studentesca qua in San Pio X assieme agli studenti per segnalare l'ennesima casa vuota inutilizzata del patrimonio pubblico ITEA. Stiamo mappando la città quartiere in quartiere per vedere quanti appartamenti sfitti, inutilizzati ci sono in una città come quella di Trento, che è sul gradino più alto per quanto riguarda il costo degli affitti, dove abbiamo una città che invece attraverso politiche nuove dell'abitare aumenta le case popolari, fa progetti innovativi di co-housing per i giovani studenti e per gli universitari, per i precari, tiene chiusi 27 appartamenti, li tiene chiusi semplicemente dicendo che non sono utilizzabili, ma non dà risposte concrete a quella che è un'emergenza abitativa chiara. Quando il costo di una stanza per uno studente universitario, di una stanza singola, oramai supera i 300 euro. Ecco, oggi segnaliamo questa casa dicendo che non è accettabile che rimangano case sfitte, che non è accettabile la dismissione del patrimonio pubblico, che non è accettabile speculazioni come quella avvenuta alle Albere, dove costruiscono un quartiere di lusso che infatti non solo è per i ricchi, ma rimane completamente inutilizzato, perché oggi pochi si possono permettere l'acquisto di una casa pagata profumatamente, perché oggi la maggior parte delle persone fa fatica a arrivare alla fine del mese, subisce come una morsa la crisi, subisce anche però il fatto che non ci siano nuove politiche vere sull'abitare, e lo colpiscono i trentini, lo colpiscono i migranti, sono molti, non solo studenti universitari, che si ritrovano nella situazione di essere sotto sfratto o di essere magari in difficoltà a pagare un mutuo perché è riuscito ad acquistare la prima casa. In questa campagna elettorale, visto che il 27 sarà una giornata di elezioni, i contenuti sono completamente spariti. Qua si parla solo di personalismi, si parla del nuovo che avanza, che è uguale al vecchio se non peggio, si parla in termini egoistici, ma non si portano i contenuti che interessano ai cittadini, non si portano le vere problematicità che oggi vivono le persone sulla propria pelle. Oggi segnaliamo simbolicamente questa casa,
lo segnaliamo perché per noi è uno scempio, perché è ingiusto che vengano tenuti chiusi per anni 27 appartamenti. Ma diciamo anche che non ci limiteremo a segnalarlo, ma costruiremo una campagna di vertenza, di lotta, di occupazione, perché è giusto che nessuno rimanga senza casa, perché la casa è un diritto, è un diritto che va sopra gli speculatori e sopra gli affaristi, è un diritto che ci riprenderemo.